Ma ci rendiamo conto? Ma chi è che ha fatto sta classifica? Dai, su, alla 123esima. Cioè, 123esima posizione. Benvenuto o bentornato, io sono Federico e qui si parla di musica seria. Ti ricordo velocemente di iscriverti al canale e di passare sui miei account social. Inoltre io ringrazio tantissimo voi per il supporto che mi state dando, per la marea di consigli e soprattutto per i complimenti. Sono stati e ne sono ancora adesso una marea. Per l'ultimo video che ho fatto su Now and Then dei Beatles, io vi ringrazio tantissimo per i commenti positivi ma anche negativi, perché mi aiutano a crescere tantissimo e io leggo tutti i vostri commenti, tutti, e cerco di rispondere a tutti, anzi rispondo a tutti, quindi continuate così, mi raccomando. Bene, è arrivato il momento di scoprire questa classifica, non vedo l'ora. Andiamo. Qualche mese fa la rivista Rolling Stone ha stilato, come suo solito, una classifica. In questo caso ha stilato una classifica con i 250 migliori chitarristi di sempre. L'aveva fatto già in precedenza con i 100 migliori chitarristi e questa volta ha allargato un po' gli orizzonti arrivando a 250. In questo video andremo a vedere velocemente i più rappresentativi, dove sono stati posizionati e dal ventesimo in poi li andremo a vedere uno ad uno nel dettaglio. Vi giuro che io, aspettando di fare proprio questo video, li ho visti fino al ventunesimo. Dal ventesimo in poi non ho idea di chi ci sia. Non vi nascondo che già, fino al ventunesimo io sono rimasto scioccato per alcune scelte, anche perché si sa che la rivista Rolling Stone è solita essere, un po' fuori dal coro, in un certo senso un po' più alternativa. Su delle scelte che fa abbastanza impopolari a volte, ma non perdiamo assolutamente tempo, andiamole a vedere velocemente. Ovviamente nel stilare la classifica, la rivista Rolling Stone ha seguito un criterio e nella premessa dell'articolo ce lo dicono proprio. Difatti dicono che nel stilare la classifica hanno tenuto conto più che altro della rilevanza che ha avuto questo chitarrista nella storia della musica. Ovviamente la rilevanza artistica più che alla rilevanza tecnica, alla bravura tecnica in sé del chitarrista. Inoltre hanno tenuto conto anche del dono di Dio, dicono loro, che ha avuto il chitarrista nell'essere appunto ispirato nel fare musica piuttosto che alla sua tecnica e quindi anche il rischio che ha assunto l'artista nel fare un determinato tipo di musica. Ci sta come parametro, è giustissimo, nonostante comunque secondo me la tecnica serva anche in un certo senso, ma nella musica la tecnica sappiamo che è praticamente una roba assolutamente relativa, una cosa accessoria che c'è o non c'è, non importa. Questo criterio secondo me non è stato seguito proprio nella maniera più assoluta, si sono contraddetti tra di loro. Comunque, andiamo con il 250esimo che è Andy Summers e qui già si smentiscono. Secondo me, perché mettere il 250esimo il chitarrista dei Police, Andy Summers, è esagerato. Insomma, inoltre loro mettono anche la spiegazione, il motivo del perché è in quella posizione, più o meno, ma 250esimo Andy Summers, non lo so. 248, Robby Krieger dei Doors. Anche qui, sì, non parliamo di un chitarrista eccelso, pauroso, eccezionale, ma se tu mi dici che un chitarrista che più della tecnica comunque è stato di una rilevanza storica, che ha influito in una maniera particolare nella musica, regalandoci dei pezzi assoluti, e comunque Robby Krieger ha avuto un tocco e una rilevanza nei Doors, cioè, che non è assolutamente da mettere in secondo piano. Sì, Jim Morrison è stato assoluto, così come è stato un genio anche Ray Manzarek, il tastierista. Pauroso, un grande, quindi 248 per me non lo so, non condivido. 246 Paul Simmons, sì, ok, ci può stare, ci può stare. Alla 245 Pino Daniele,
No, non è il pilota Daniele, Leslie West, in questa foto ci somiglia, diciamo, più o meno. 243, Aaron Dessner e Bryce Dessner, che sono i chitarristi dei National. Ora, sinceramente, non so perché abbiano preso proprio loro e messi in questa classifica, anche perché poi vedremo successivamente, non hanno inserito dei chitarristi, che io non lo so perché non li abbiano messi, però, diciamo, ci può stare, ci possono stare qui. Scendendo ancora alla 232, David Williams. David Williams è stato il chitarrista principale di Michael Jackson, perché Michael Jackson ha avuto tanti chitarristi che hanno partecipato come session man, come per dire un Van Halen, per dire, ma non solo chitarristi, anche batteristi. David Williams invece è stato uno di quelli un po' più presente in maniera costante all'interno dei suoi album. 232, sinceramente, un po' troppo, però 228 Steve Jones dei Sex Pistols ripeto, è sempre lo stesso discorso. Insomma, mi aveste messo almeno quantomeno nelle motivazioni che comunque abbiamo tenuto conto anche della tecnica, io avrei detto ok, in queste posizioni ci possono pure stare questi chitarristi, però Steve Jones non è un grande tecnico della chitarra, però ripeto, seguendo le loro indicazioni, forse un po' troppo immeritato quella posizione. Però, andando ancora giù, 219, Glenn Tipton e KK Downing di Judas Priest. Judas Priest hanno avuto dei riff di chitarra paurosi, paurosi Judas Priest, soprattutto con KK Downing. Non lo so, anche qui non è che condivido qualche altra posizione, cioè 219. Troppo esagerato, non lo so, non condivido, scusate, ma 118 Lizzy Hale, no, sì, questa magari ci può stare. 216 Steve Hackett, 216 chitarrista dei Genesis, ma 216 Steve Hackett dei Genesis, ma signori, ma ci rendiamo conto? Ma chi è che ha fatto sta classifica? Dai, su, ma come fai a mettere 216 Steve Hackett? Non lo so, no, non mi piace questa posizione a Steve Hackett, assolutamente. 112, José Feliciano, è praticamente il chitarrista famosissimo, che ha fatto per dire Feliz Navidad, insomma, cioè, però mi ha messo José Feliciano, che è un virtuoso comunque, è un grande chitarrista, è bravissimo, però me l'hai messo dopo Steve Hackett, me l'hai messo dopo Tipton e Downing, me l'hai messo dopo Andy Summer, cioè 112. Caspita, per non dire altro. 207, Justin Broderick, rispettivamente dei Godflesh, ma principalmente dei Napalm Death. Non so perché, voglio dire, abbiano messo 207esimo, e perché abbiano scelto, ripeto, lui piuttosto che altri chitarristi. Poi vedremo che mancheranno. Non capisco il criterio anche della scelta di mettere un chitarrista piuttosto di un altro. Piccolo spoiler, se sei arrivato a questo punto del video, non hanno messo per dire John Petrucci dei Dream Theater, per dirne una. Cioè, perché? Non ha senso, secondo me. 194, Brian Robertson e Scott Gorham dei Thin Lizzy. Beh, 194, magari forse un po' troppo, però ok, ci può stare. 192, Lita Ford. Anche Lita Ford, tanta roba. 192. Poi mettono tantissimi bluesmen, tantissimi, una marea, cioè tanti davvero artisti che ovviamente di colore, che negli anni 30, 40, 50, 60 hanno dato vita al blues e poi successivamente hanno gettato le basi per il rock. Ma davvero una marea sparsa in giro che poi sinceramente non conosco. 189, Jerry Cantrell degli Alice in Chains. Grande Jerry Cantrell e grandi gli Alice in Chains, signori. 189 però, un po' troppo, dai. 186, Steve Lukather. 186, cioè Steve Lukather dei Toto. Cioè, stiamo parlando della storia della musica, Steve Lukather e i Toto, insomma, non so se ci spieghiamo, al 186esimo no, Steve Lukather non lo accetto neanche se mi dà la motivazione migliore di questo mondo, 186 è pesante per Steve Lukather, non esiste, non esiste.
Poi io amo i Toto, amo Steve Lukather, visti dal vivo pure. Cioè, Steve Lukather è un grande assoluto, è un grande. 173, Paul McCartney. E allora, diciamo che secondo me avrebbero pure potuto risparmiarsela di mettere Paul McCartney in questa classifica. È chiaro che abbia scritto delle partiture di chitarra, abbia preso in mano la chitarra, nei Beatles abbia scritto in maniera attiva dei pezzi dei Beatles, però vabbè, principalmente bassista. A questo punto me lo metti 173esimo, Paul McCartney. Boh, non lo so. 170, Phil Manzanera dei Roxy Music, i paurosi Roxy Music. Non so, io per la maggior parte non condivido certe scelte. 161, questo è proprio curioso, non so perché l'abbiano messo. Tim Henson di Polyphia, gruppo metal, progressive metal, sperimental metal del progressive moderno di questi anni, degli anni recenti, grandissima band di Polyphia, ti consiglio di ascoltare se non li conosci, anche abbastanza sottovalutati, però 161, ok, però me l'hai messo sempre prima di tutti questi altri qui, cioè, vabbè, ok. 159, John Lennon. Non parliamo di il grande chitarrista della storia, tecnicamente, ok, cioè ci siamo, è pacifico, ma tu mi hai detto che doveva essere un chitarrista che ha avuto ispirato da Dio per scrivere dei pezzi, un chitarrista che oltre alla tecnica doveva essere valutato su che ciò che ha dato alla musica proprio come inventiva, proprio come innovazione, no? E John Lennon me lo metti 159esimo, cioè 159. Ma non esiste per niente, non esiste John Lennon 159. Ma io dico, ma chi le fa queste classifiche? Lo devo andare a pigliare dove cacchio sta. Se devo andare a casa tua, gli devo dare tante di quei ceffoni. 141, Fredrik Thordental dei Meshuga. Ora, non so se sai chi sono i Meshuga o meno, un'altra band hardcore metal, sperimental, progressive metal, death metal, eccetera, eccetera. Band della Madonna, che insomma, se ti piace conoscerai, quindi sicuramente band potentissima, non per tutti, ma mettermelo 141esimo prima come posizione, quindi rispetto a tutti quegli altri, grande boh. 136, Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith. 136, cioè Joe Perry ci ha regalato dei soli, delle parti di chitarra, cioè di che parliamo, ma 136, ma boh. 131, Dean Bagdarrell dei Pantera. Ma io continuo a non capire certe posizioni come sono messe. Cioè, nel senso, è stata comunque una band di svolta, di un genere, di apertura ad un genere musicale, avanti con tantissime tematiche stilistiche di fare musica, con il growl, il death metal, però è stata l'ispirazione a una marea di band che non so se ci sarebbero state, tipo gli Avenged Sevenfold, però, boh, non so. Ah, tra l'altro, Sinister Gates degli Avenged neanche c'è, tu dici, ok, ci può stare. Però mi hai messo altri chitarristi che... 127, Steve Vai, cioè uno dei più grandissimi virtuosi della musica, già dagli anni 70, poi vabbè anni 80, 90 e attuale. 127, Steve Vai. Sono sempre più allibito, più scendo, più ho paura di vedere altre posizioni dove cacchio le hanno messe, sinceramente. 123, Steve Vai, alla 123esima. C'è 123esima posizione Steve Vai degli Yes. Ma come fai a mettere 123esima posizione Steve Vai? C'è chitarrista pauroso, di ispirazione a una marea di artisti, di chitarristi progressive rock e metal negli anni 60, fine 60, inizi 70. Steve Vai ha fatto delle parti di chitarra che se le sognavano. Ma io non lo so.
113 Allen Collins e Gary Rossington dei Lionheart Skynyrd. Cacchio, l'hai messi prima di pure Paul McCartney, per dirne uno? Vabbè, e che ti devo dire? Ma poi ci sono una marea di altri chitarristi che io neanche conosco, ma sfiderei, voglio dire, a metterli prima di certi dei della musica. 105 Slash, cioè non parliamo di uno dei grandi tecnici della chitarra, ma per carità, Slash ha dato alla musica il mondo, una marea di roba, ha dato alla musica, cioè senza Slash, dei pezzi paurosi di Guns N' Roses non sarebbero esistiti minimamente. Da 105 Slash, almeno la top 100, ma minimo se la meritava. 102 Billy Gibbons dei ZZ Top, prima Gibbons e poi Slash. Vabbè, come dici tu. Adesso siamo arrivati alla centesima posizione con Kerry King degli Slayer. Gli Slayer, pionieri di un genere musicale, hanno aperto un genere musicale ufficialmente, però mettermi Kerry King nella centesima posizione, sì, poi mi puoi dare la spiegazione che fanno parte dei Big Four con i Metallica, i Megadeth, gli Anthrax, delle band metal top per eccellenza, però... 99esima posizione, qui sono rimasto meravigliato, Tosin Abasi degli Animals as Leaders, band che io amo da morire. Tosin è un grandissimo, ma è un virtuoso, cioè Tosin Abasi è un virtuoso della chitarra. Poi magari ti dicono che ha inventato delle dinamiche stilistiche di suonare la chitarra, però, cioè magari qua sono di parte con gli Animals as Leaders, però oggettivamente 99esimo prima di molti altri chitarristi che abbiamo citato, per me non ha senso. 96esimo Mark Knopfler. Ma io non... Cioè, Mark Knopfler per me è uno dei più grandi chitarristi in assoluto, nonché uno dei più grandi chitarristi sottovalutati. Io non so che cosa abbia fatto alla musica, al mondo della musica, poverino. Ma sarà sulle balle, a parecchi, io non lo so. Perché viene così tanto snobbato proprio Mark Knopfler. È un genio della chitarra, senza precedenti, 96, cioè io l'avrei messo, e non sto scherzando, tra i 20 migliori chitarristi, ma come minimo nei migliori 20. 94, Joe Satriani, una marea di chitarristi sono andati a lezioni da lui, chitarristi importanti come Kirk Hammett, per dirne una. Tra l'altro neanche l'ho già visto Kirk Hammett, quindi l'avranno messo prima di Joe Satriani, e già questo è scandaloso. Insomma, non me ne voglia Kirk Hammett e gli amanti dei Metallica, io amo i Metallica pure, però seguendo questa ragione, mettere 94esimo Joe Satriani, ma non lo so, è proprio la frase per eccellenza di questo video, non lo so, sono... stupito, basito. 89, Lou Reed. Beh, Lou Reed sappiamo che ha iniziato la sua carriera con i Velvet Underground. 89esimo mi sembra troppo immeritato, immeritatissimo. Cioè, mannaggia, Lou Reed 89. 88, Kurt Cobain. No, cioè 88, Kurt Cobain. Non lo so, non riesco più a essere meravigliato in senso negativo, ma perché mi aspetto queste posizioni fatte un po' di... Scusatemi, 83esima posizione, Adrian Smith e Dave Murray. Parliamo degli Iron Maiden. Non c'è una linea guida, secondo me, precisa nel fare questa classifica. Non capisco, 83 è troppo... Troppo, ma nella top 50 sicuro. 76esima posizione, Joan Jett, ok, in questo caso ci può anche stare, 76, sì, condivido, 76, ok. 75esima posizione, Ritchie Blackmore dei Deep Purple, anche qui Ritchie Blackmore 75esima, pezzi come Smoke on the Water, come Riff, Highway Star, Hush. Che vi devo dire? Non condivido minimamente. 68esima posizione, Les Paul, proprio colui che ha dato il nome alla Gibson Les Paul, la chitarra. Sinceramente non è che lo conosca tantissimo a livello musicale, ora l'ho citato proprio per questa curiosità.
61esima posizione John Mayer. Sì, sì, ci può stare, però insomma non me lo vedo questo grandissimo chitarrista. Ci ha regalato dei pezzi sublimi, John Mayer, sublimi, pezzi bellissimi. Infatti io lo amo, è un cantautore, musicista che mi sta a cuore, è grandissimo. Però 61esimo prima di tantissimi altri, non lo so, 59esimo, Robert Fripp, The King Crimson, 59esimo. Cioè, parliamo di un chitarrista con una band che nel 69 ha tirato fuori un album senza precedenti. Cioè, questi musicisti, The King Crimson, nel 69, con l'album In the Court of the Crimson King, erano nel futuro. Cioè, loro o sono stati, o sono degli alieni che sono fuori dal mondo, voglio dire, oppure hanno visitato il futuro, visto la musica che si fa adesso, prog rock, metal sperimentale e tutto il resto, sono tornati poi indietro nel passato e hanno composto quell'album. Perché è un album fuori dal mondo, totale, e me lo metti 59esimo. Ma tu stai male. 58esima posizione, Alex Lifeson dei Rush. No comment anche qui. Oddio, 58esimo, forse. Ma proprio forse. Ok, adesso siamo arrivati alla top 50. 47 di Edge degli U2. Sì, voglio dire, coerente magari con quello che dicono loro. 47esimo di Edge non è questa grandissima tecnica. Ci hanno regalato gli U2 pezzi memorabili e paurosi, bellissimi. Però a confronto con altri, insomma, 47esimo posto ci può stare. Però se mi hai messo il 47esimo di Edge, avrei messo molto, molto, molto prima tantissimi altri. 46, Frank Zappa, era anche lui nel futuro. Cioè, lui totalmente fuori dal contesto. Cioè, negli anni 60, 70, 80 era avanti. Cioè, con la testa, lui era totalmente avanti, Frank Zappa. Uno sperimentatore, un ideatore, un artista all'avanguardia. 46, avrei messo sicuro qualcuno in più, gliel'avrei dato. 44, Johnny Ramone dei Ramones. Sì, ci sta 44esimo, mi hai messo lui 44esimo, ma prima che mi hai messo dopo tantissimi altri, cioè no, a questo punto non ci sta sinceramente, però ok, prendiamolo per buono. 38esimo, Angus Young e Malcolm Young degli AC/DC. Ci sta, ci può stare, 38esimo ci può stare. Mi è snobbato tantissimi altri però, cioè, al pari loro. 37esima, Pete Townshend degli Who. Grandissimo Pete Townshend degli Who, grandissimo, pauroso, un pazzo, un fuori di testa, sfascia la chitarra a più non posso, a amplificatori, e vabbè, ci ha regalato dei pezzi paurosi con gli U. 37esimo, non ci può stare. 35esimo, Eric Clapton. Troppo 35 Eric Clapton, troppo. Come troppo al 33esimo Brian May al 33esimo non ci può stare. Minimo deve stare nella top 15, Brian May per me è obbligatorio. 31esima posizione, George Harrison. Qui sì, se lo prendiamo ovviamente come chitarrista, come lead guitarist, quindi chitarrista principale in un certo senso dei Beatles, ok, sì, se a questo punto mi hai messo magari Paul McCartney, io seguo, mi metto nella testa di chi ha fatto questa classifica, mi hai messo Paul McCartney, 100esimo e passa, e John Lennon idem, quindi magari con altri ruoli all'interno della band nel contribuire a composizione dei pezzi, e quindi George Harrison me l'ha messo 31esimo dal punto di vista sempre per quanto riguarda la chitarra. Ci può stare, però 31esimo è troppo, dai. 28esimo David Gilmour. Cioè, 28esima posizione, David Gilmour. Cioè, io chiuderei il video qui. Beh, che si sta diventando lunghissimo questo video, ma 28esima posizione, David Gilmour. Ma come? Come fai a mettere 28esimo David Gilmour di Pink Floyd? No, io non ho parole, sono basito. 25esimo John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers.
sì, onesto, ci può stare. 23esima posizione, eccolo qui, James Hetfield e Kirk Hammett. Cioè, mi ha messo David Gilmour dopo di loro. Cioè, io l'avrei messo minimo nei top 5, David Gilmour. David Gilmour deve stare nei top 5, ma dai, per forza. 21esima posizione, Randy Rhoads, suonato con Ozzy Osbourne, tra i tanti. Però, insomma, a me mettermelo 21esima posizione, molto prima di tanti altri, no, cioè, esageratissimo. Adesso partiamo con la top 20, e qui vi giuro che io non ne ho visto neanche uno, infatti sono curiosissimo, ma sicuro che dirò parolacce a non finire, secondo me. Vai, partiamo. 20esima posizione, Steve Ray Vaughan. No, Steve Ray Vaughan, 20esima. Wow, ero aspettato qualche altra posizione in più, onestamente. 19esima, Freddie King. Sinceramente non conosco tantissimo. 18esima, Tom Morello. Wow, Tom Morello, 18esima. Ok, però mi ha messo una marea di posti Vai o Joe Satriani, me ne ha messi. Non lo so, non condivido tanto. 17, Mother Mabel Carter. Secondo me si sarà un po' arrangiata la chitarra, vedendo un po' l'immagine sua, quindi le avranno dato i meriti di tante altre cose. Quindi, 16, Robert Johnson, sicuramente un bluesman, roba del genere, quindi 16esima. 15esima, Keith Richards, dei Rolling Stones. Vabbò, 15esima, Keith Richards, ok. 14, Prince, wow. Addirittura 14esima posizione Prince hanno messo, attenzione. Non lo sarei aspettato Prince 14esima, eh. 13esima posizione, Tony Iommi o Iommi dei Black Sabbath. 13esima è onesto, 13esima, ok. 12, Jimmy Nolen, non conosco. 11, Carlos Santana, attenzione. Ok. 10, Duane Allman, non conosco onesto. 9, Johnny Mitchell. La conosco, nona posizione addirittura. Ok, ottavo, B.B. King, ottavo. Ok, sì, dai, ok, ottavo, sì. Settima posizione, Nile Rodgers. Wow, Nile Rodgers è un grande, pauroso Roger Waters. Sì, Roger. È un grande Nile Rodgers. Ha suonato, che ne so, con una marea di artisti pop, rock pop, hip hop, band elettronica tipo i Daft Punk, i Duran Duran, David Bowie, quindi tanta roba, ci sta. Quinta posizione, la settima posizione, ci sta. Sesta, Sister Rosetta Tharpe, non conosco, addirittura sesta posizione, wow. 5, Jeff Beck, va bene. 4, Eddie Van Halen. Eddie Van Halen in quarta posizione, qui dicono loro che abbia inventato ovviamente il tapping, no? Alla chitarra, per i soli. E non è lui che ha inventato il tapping comunque, se non sbaglio è Steve Hackett dei Genesis, che ancora prima ha iniziato con il tapping. Magari se c'è qualche chitarrista, datemi voi qualche parere in merito, se questa cosa è vera, ma se non sbaglio è così, Terza posizione, siamo sul podio. Terza posizione, Jimmy Page delle Zeppelin. E cosa gli vuoi dire? Cioè, Jimmy Page. Terza posizione, assolutamente. Seconda, Chuck Berry. Onesto, va bene, i meriti per la seconda posizione ce l'ha. Quindi primo posto, immagino, è proprio Jimi Hendrix. Prima posizione, Jimi Hendrix. Ok, va bene. Ripeto, non hanno messo una marea di altri chitarristi che mi vengono in mente, tipo un Dave Mustaine, per dire, io avrei messo. Dei Megadeth avrei messo sicuramente un John Petrucci, io ce l'avrei messo anche altrettanto sicuramente, un Steve Rodari dei Marillion, io l'avrei messo, cioè Steve Rodari, signori, dei Marillion, ma di che stiamo parlando? Comunque, in grandi linee, a parte per il podio delle top 10 che ci possono stare, su tanti altri non condivido, ma nella maniera più assoluta. Fammi sapere invece tu che cosa ne pensi di questa classifica, dimmi più o meno che cosa ne pensi, se d'accordo o non d'accordo con le posizioni dei vari chitarristi. Questo video è finito, parecchio lungo, però ci stava. Ti ricordo di iscriverti al canale se il video ti è piaciuto e di lasciare un bel like. Rock!